Stan Nolan, X-Light, siamo qui Mr. Helmet con Carlos Checa che è venuto a trovare per mettere a punto le ultime cose sul suo casco, vero Carlos? Sì, sempre approfitto per lavorarci e in questo momento ci viene il casco nuovo che è migliorato in qualche aspetto, soprattutto per i suggerimenti che abbiamo dato durante l'anno, l'esperienza che ha raccolto sul campo di gare. Sentivo che davi dei consigli anche adesso, proprio questi ultimi secondi, di qualche modifica che volevi, giusto? Sì, vabbè, adesso dobbiamo personalizzarlo un po', però c'è tempo fino al prossimo anno. Prossimo mese torno qua dove ci lavoriamo già più strettamente e definiamo le cose. Però sì, per darle un'occhiata così veloce per una prima impressione approfitto adesso. Senti, una stagione che è finita tutto sommato bene per certi aspetti, male per altri, nel senso c'è stato un problemino di incidente, però sei uno che Portimão l'ha letta bene come pista, ti è piaciuta, è piaciuta a tutti? Sì, Portimão è una pista fantastica, molto divertente, bella anche per quello che la guarda, sicura, fatta propriamente bene, hanno fatto un bellissimo lavoro in poco tempo, è un piacere aver corso lì per primi. E la gara è stata bella, ci abbiamo divertito tanto, ho fatto un secondo posto, la seconda gara, peccato che è caduto Ruben e io non ho potuto riuscire a evitarlo, è andato fuori con lui, dopo rientrato vabbè. Non ci stiamo giocando il campionato, ho finito settimo, ho perso l'opportunità del podio, però la sensazione è stata molto positiva, molto buona per essere l'ultima gara e questo sempre ti dà un carico per passare l'inverno e prepararti per il prossimo anno. Non è che sei caduti un po' troppo ultimamente in questo campionato? Beh, le cadute formano parte delle gare, quando vai al limite è normale, no? Riesci a cadere, però io quest'anno particolarmente ho avuto poche cadute. Troppe gare decise da incidenti, cose, forse. Sì, perché quando c'è tanta lotta, tanti vicini, soprattutto all'inizio, le prime gare, le primi giri, tutti vanno abbastanza selvaggi, no? Però questo è Superbike, è sempre stato così. C'è un equilibrio sportivo molto buono e quello fa che tanti siamo in gruppi, c'è qualche frizione, forse cade uno, se uno dietro, uno davanti, però è così. E qualche volta ti può capitare a te. Tu ti sei trovato molto bene, non hai avuto neanche un problema, non sai, dicono chi viene dalla MotoGP, sai, poi forse c'ha qualche difficoltà, tu hai lottato bene, non hai problemi, infatti quando ci siamo sentiti l'ultima volta, ci siamo visti l'ultima volta, tu hai detto no, non sono molto contento perché io volevo fare un campionato diverso e quindi voglio continuare a dimostrare che voglio portare a termine un progetto, no? Sì, per me Superbike, MotoGP, alla fine si tratta di adattarti a quello che hai, riuscire a portarlo al limite. Non è che cambia tanto la moto, lo superbike più pesante, freni d'acciaio davanti, questo diventa una moto più lenta, le gomme sono diverse, una moto derivata dalla strada, però si guida uguale, non è che cambia tanto, tecnologicamente è un po' più indietro, come potenza stiamo molto bene, forse di più. E mi è trovato molto bene. Dopo, come primo anno, la moto nuova, team nuovo, che abbiamo dovuto sviluppare in fretta, soprattutto per le prime gare, sono molto soddisfatto di quest'anno. Contento non possiamo dire, perché in mente c'era lottare per il campionato più strettamente fino alla fine e non abbiamo riuscito, però ci riproviamo il prossimo anno. Sì, adesso tu riprendi già a lavorare sul casco, lavorare sull'equipaggiamento, lavorare sulla moto, riprendi subito o ti prendi una pausa? Sei già... No, adesso vado in vacanza, prossima settimana sul Marocco, in bicicletta con amici miei, è una cosa che era programmata da un po' di tempo, dopo vado in Giappone per la Honda, perché fanno una manifestazione dove vanno tutti i piloti Honda, anche Formula 1. Questo inizia a lavorare. E dopo sì, dopo in Sudafrica, già primo test in Kialami, dopo gennaio, durante questo tempo sì, ci lavoriamo tutti gli aspetti che alla fine sono importanti per fare le gare, per lottare per un campionato e ovviamente il casco è una parte molto importante da noi.
ti vedo tranquillo, fiducioso, siamo convinti anche noi che andrà molto bene. Noi ti ringraziamo, se vuoi salutare i tuoi supporters, le persone che sono qui per Nolan e X-Lite, ci farebbe piacere. Sì, no, tutti il gruppo Nolan, Mr. Helme, tutti credo che ci stanno guardando, tutta la gente che piace le moto, che piace le gare, grazie a tutti voi riusciamo a fare quello che facciamo e che potete vedere in TV. Speriamo il prossimo anno divertirci tutti assieme. Un adesso saluto a tutti. Dobbiamo andare a firmare un po' di autografi adesso. Champion.